Alzando lo sguardo, provando a cambiare la nostra prospettiva, vediamo come molte cose vadano ad intrecciarsi. Analizzare le dinamiche e capire i trend in essere, trovare il filo rosso che unisce trasversalmente economia, eventi e attualità per allargare gli orizzonti dal settore dell'acciaio e, appunto, alzare lo sguardo. Sono Massimiliano Panarari e questo è Panorami, il podcast di Siderweb che il martedì e giovedì analizza l'attualità dall'Italia e dal mondo. Your Excellencies, Heads of States and Government from the BRICS member states, the Honorable Ministers present from BRICS member states, ladies and gentlemen of the media, welcome to this session, the session that will present the Johannesburg Declaration of the 15th BRICS Summit. Tre giorni di vertice dei paesi BRICS. Per la precisione, il 15° summit di questo gruppo di paesi, quelle che un tempo si chiamavano economie emergenti e che oggi vedono, in realtà, almeno una di esse, diventata la seconda economia del pianeta, per la precisione la Cina, che insieme a Brasile, Russia, India e Sudafrica, e la sigla viene appunto dall'acronimo degli iniziali di questi paesi, è decisamente entrata all'interno di una condizione differente da quella del cosiddetto Global South, il sud del pianeta. Peraltro si tratta appunto di nazioni tra loro differenti, che però sono accomunate da alcuni obiettivi, al di là della posizione del ranking, che dal punto di vista del PIL significativamente differente per quanto riguarda la Russia, indebolita dalla sciagurata guerra che sta conducendo, svolgono. I capi di Stato e di Governo sono giunti in Sudafrica per discutere di strategie e per rilanciare appunto quell'obiettivo fondamentale che da sempre caratterizza questo blocco di paesi fondato nel 2009, che è quello di disegnare un contrappeso rispetto all'Occidente e alle sue economie e di ridefinire le relazioni internazionali, appunto, in termini di un posizionamento più favorevole, che spesso però è soprattutto antitetico rispetto all'Occidente, dei rispettivi paesi. Una delle notizie delle scorse ore è che il prossimo vertice, il 16° summit dei BRICS, dovrebbe tenersi a Kazan, e lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, che era in videocollegamento per una ragione di presidio nei confronti del proprio paese, che sta in una condizione molto turbolenta. È sempre di queste ore la notizia della caduta di un aereo sul quale tra i viaggiatori doveva esserci Yevgeny Prigozhin, il fondatore, leader fino a non molto tempo fa del gruppo Wagner, considerato il braccio armato per l'espansione neocolonialista di Mosca, caduto in disgrazia, naturalmente agli occhi del presidente russo, all'indomani del tentativo di marcia su Mosca. A proposito della Russia, di un autentico porto delle nebbie, diventa difficile riuscire a capire sin da allora cosa sia accaduto davvero. Ma soprattutto Putin se ne stava rintanato a Mosca, perché su di lui pende il mandato d'arresto internazionale emesso dalla Corte Penale Internazionale a proposito dell'invasione dell'Ucraina. Ma il suo asse con i paesi BRICS è significativo, rilevante, rispetto di quello che ha sperato per tutto un periodo l'Occidente, che da questo punto di vista si trova di fronte ad una evidente sconfitta. Ma appunto l'anti-occidentalismo costituisce il cemento trasversale, seppure non diffuso nello stesso modo, dei paesi che compongono i BRICS, naturalmente fortissimo nel caso della Russia, che ha agitato la sua retorica attraverso le parole del presidente Putin in maniera molto forte e molto politica, particolarmente forte naturalmente anche nella Cina di Xi Jinping, che combatte per l'egemonia planetaria e purtroppo potrebbe anche combattere da un punto di vista concreto contro gli Stati Uniti, ed è presente, seppure
in maniera appunto differente anche negli altri paesi con sfumature diverse. A rafforzare l'idea e la scommessa sui BRICS in chiave antioccidentale e antistatunitense della Russia c'è la presenza in carne ed ossa fisica del ministro degli esteri Sergei Lavrov. A Johannesburg poi sono presenti anche molti paesi asiatici, africani e medio orientali che mirano a far parte del gruppo. 40 paesi sono interessati ad entrare e ben 23 hanno già fatto domanda. Tra i paesi che hanno chiesto di aderire troviamo l'Arabia Saudita, l'Iran, gli Emirati Arabi Uniti, a conferma di interessi differenti, appunto, ma del fatto purtroppo che esiste un nemico comune. Da summit delle economie emergenti, che valgono circa un quarto del prodotto interno lordo mondiale, del PIL globale, era attesa una presa di posizione in chiave appunto antioccidentale, in particolare sul ruolo del dollaro nelle transazioni e nei flussi commerciali internazionali. Una presa di posizione che rappresenterebbe un aiuto molto concreto e un sostegno alla Russia, che deve fare i conti con le sanzioni internazionali decise per rispondere alla sciagurata, scellerata invasione dell'Ucraina. E infatti le dichiarazioni di Putin sono andate fortemente in questa direzione. Il presidente russo ha parlato di de-dollarizzazione, coniando un termine che racchiude e identifica la vera finalità del vertice. Nel videocollegamento Putin ha affermato il processo oggettivo, queste sono le sue parole, irreversibile di de-dollarizzazione dei nostri legami economici sta guadagnando slancio, si stanno compiendo sforzi per sviluppare meccanismi efficaci per accordi reciproci per il controllo monetario e finanziario. Secondo Putin, conseguentemente, la quota del dollaro nelle esportazioni e importazioni delle transazioni all'interno dei BRICS sta diminuendo, visto che l'anno scorso ammontava solamente al 28,7%. Il presidente brasiliano Lula concorda e vede nella creazione di una moneta per i membri del BRICS la possibilità di ridurre la debolezza dell'Unione e di rilanciarne invece la forza e il posizionamento. Tra le parole rese note dal vertice, infatti, di Lula ci sono queste: la creazione di una valuta comune valida per i nostri trasferimenti commerciali e per gli investimenti dei paesi BRICS aumenterà il numero delle nostre opzioni di pagamento e ridurrà la nostra vulnerabilità. E dunque far crescere gli investimenti, assicurare certezza legale insieme alla certezza politica e sociale per il settore privato nel nome di una grande integrazione finanziaria rappresenta il pacchetto di cui discutono i paesi BRICS. Anche se, a dire il vero, accanto a posizioni di principio, accanto ad un'ispirazione antioccidentale e che rede anche della storia, della decolonizzazione di alcuni di questi paesi, gli interessi concreti, gli interessi economici e finanziari, non sono esattamente collimanti e non sono precisamente sovrapponibili. Mentre la Cina cerca di estendere la propria influenza in chiave di competizione nei confronti degli Stati Uniti, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa cerca invece di mantenere le distanze e di tenersi lontano dall'escalation in atto tra le due grandi potenze globali, dicendo che il paese non vuole farsi appunto trascinare in una gara tra superpotenze. La vigilia del summit aveva detto: la nostra decisione di non allinearci con alcuna grande potenza globale non significa che siamo neutrali su questioni di principio o di interesse nazionale, ma concretamente va nella direzione di evitare di indispettire eccessivamente gli Stati Uniti e a frenare le spinte antioccidentali. C'è infatti anche l'India, che vuole mantenere l'impronta geoeconomica della sigla senza andare in una direzione geopolitica sulla spinta della Russia e della Cina. E dunque all'interno della compagine dei BRICS si confrontano piattaforme differenti. E a cercare di imporre la propria è naturalmente il presidente cinese Xi Jinping, che infatti ha sollecitato nel suo intervento un rapido ampliamento, così ha detto, del gruppo a nuovi paesi e gli sforzi per promuovere quella che ha definito una governance globale più giusta e ragionevole, ovviamente, dal punto di vista della Cina. Invece Xi Jinping ha inaspettatamente evitato di partecipare al Business Forum dei BRICS, inviando al suo posto il ministro del commercio a tenere un discorso a suo nome. E su questo da Pechino non è arrivata alcuna dichiarazione
ufficiale, tenendo presente appunto che Xi Jinping invece lunedì era arrivato a Johannesburg. Nella sua dichiarazione, che è evidentemente di tipo più politico, Xi si è tenuto appunto sugli scenari generali, insistendo sulla dimensione della competizione nei confronti degli Stati Uniti, sostenendo che bisogna evitare l'abisso, così ha detto testualmente, di una nuova guerra fredda, ma ribadendo che alcuni paesi, e naturalmente si legge nella sua visione gli Stati Uniti, ossessionati dal mantenimento della propria egemonia, hanno fatto di tutto per paralizzare i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo. Dunque, l'attenzione dell'Occidente, degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, in primis nei confronti delle decisioni, delle scelte, dei posizionamenti di Johannesburg, che si stanno svolgendo a Johannesburg, è particolarmente significativa e forte, anche appunto per osservare quello che verrà detto rispetto alla vicenda ucraina. E dopo l'incontro di Xi e Ramaphosa, Cina e Sudafrica hanno fatto sapere che il dialogo e il negoziato sono l'unica opzione per risolvere il conflitto ucraino e continueranno a promuovere i colloqui per la pace. Dunque, anche all'interno della compagine dei BRICS esistono punti comuni, ma una visione di fondo che non coincide. C'è da sperare che dalla volontà di India e Brasile, innanzitutto, di mantenere il blocco dei BRICS su un versante strettamente geoeconomico anziché geopolitico, possano arrivare anche delle spinte nella direzione di guardare al conflitto ucraino senza sostenere fattivamente o retoricamente la Russia e per cercare effettivamente di mettere in fila azioni positive che possano portare tra qualche tempo alla tregua e poi alla cessazione del conflitto. E con questo è tutto. A martedì con il prossimo appuntamento di Panorami. Panorami è un podcast di Siderweb. Lo potete ascoltare su tutte le piattaforme gratuite.